Andreatta, sono i 50 anni del SAIE e voi raccontate la storia dei 50 anni dell'Autostrada del Sole, una costruzione che ha unito il nord con il sud del paese. Perché Rai Fiction ha creduto in questo progetto? Sì, è una grande costruzione che veramente ha reso più vicine le città del nord con quelle del sud, ma anche è stata una grande rete che ha unito le periferie al centro, ha permesso quegli scambi individuali e quegli grandi scambi dell'economia che hanno cambiato il paese, hanno contribuito alla sua trasformazione. Rai Fiction, diciamo, torna in un certo senso a raccontare quegli anni ed è una sorta di ideale, voglio dire, congiunzione con altri racconti, quello su Olivetti, quello su Enrico Mattei, anche quello sul maestro Manzi, che per la RAI, così come l'autostrada ha unito fisicamente il nostro paese, ha unito la lingua e ha aiutato a uscire dall'analfabetismo. Sono tutte storie che parlano di anni nei quali il paese usciva dalla guerra, dalle macerie, dalle difficoltà e guardava verso il futuro, non solo quello immediato dei propri figli, ma proprio quello delle generazioni future, le generazioni che non avrebbe conosciuto. Quindi un momento che io penso oggi, di fronte a una grande crisi, è importante non guardare con nostalgia, ma cercare proprio di capire quali erano quelle caratteristiche che hanno reso possibile questo momento. Io penso tra le caratteristiche ci fosse anche molto coraggio, e il coraggio è qualcosa che anche oggi individualmente bisogna imparare a recuperare. E comunque lo avete guardato anche con occhi critici, perché comunque ci sono i temi della burocrazia, della fatica di costruire e delle difficoltà, insomma non le avete tralasciate nel racconto. Anche questo è importante per raccontare un pezzo d'Italia. Sì, non era un'età dell'oro solo. Era un'età dove sicuramente c'erano delle possibilità diverse, c'era un'altra economia che cresceva, però le burocrazie, le cose di fronte alle quali ogni tanto ci si blocca, erano le stesse che oggi ci sono, le difficoltà erano quelle. Gli operai che hanno lavorato su quell'autostrada hanno fatto grandi sacrifici. Raccontiamo anche che purtroppo qualcuno è morto su quell'autostrada, quindi non abbiamo tralasciato le difficoltà, ma abbiamo, diciamo, raccontato quelle energie necessarie, quella specie di sogno che alcuni visionari hanno fatto, ma che era un sogno un po' comune del paese. Insomma, la RAI piace raccontare le grandi storie italiane. Piace raccontare le storie italiane, noi adesso stiamo facendo in larga parte il racconto della contemporaneità, il 95% delle storie che raccontiamo raccontano l'oggi, però guardare a quel passato recente, riannodare i fili della memoria rispetto a una generazione che non ha conosciuto quegli anni è importante.